Dottoressa San Filippo, la cellulite affligge 20 milioni di donne italiane, un problema estetico che in realtà nasce da un disturbo del connettivo. In che modo la carbossiterapia può essere la soluzione a questa patologia infiammatoria? Allora, la carbossiterapia è una metodica di medicina estetica che sfrutta l'anidride carbonica medicale a scopo estetico e anche terapeutico e preventivo. Si basa sull'iniezione sottocutanea di anidride carbonica appunto allo stato gassoso, che va a migliorare molto l'ossigenazione e la microcircolazione locale, quindi aumentando l'ossigenazione e la vascolarizzazione delle zone trattate, migliora l'elasticità e la compattezza della pelle perché dà uno stimolo ai fibroblasti e alle cellule elastiche, inoltre stimola la lipolisi a livello dei depositi adiposi localizzati e promuove il drenaggio dei liquidi in eccesso. Può essere sinergizzata con altre metodiche ambulatoriali, altri trattamenti di medicina estetica come la biorivitalizzazione e la mesoterapia per massimizzarne i risultati. Quindi tonicità, riduzione del grasso, ma è una metodica sicura? Assolutamente sì, credo sia una delle metodiche più sicure nell'ambito della medicina estetica. E presenta delle controindicazioni o è adatta a tutti? Nessuna controindicazione, a parte qualche piccola ecchimosi che può venire fuori durante il trattamento, soprattutto nei soggetti un po' più predisposti, è controindicata soltanto nel caso di gravidanza, insufficienza cardiaca e diabete. Allora, via libera all'anidride carbonica come alleata di bellezza, vi aspetto alla prossima puntata.